sono diverse le squadre che mostrano interesse nei confronti del tecnico del Catania Lucarelli che dovrebbe andare via nonostante abbia un altro anno di contratto in serie B Pescara e Spezia mentre in EC San Benedettese Virtus Entella e Pordenone la scelta del tecnico risulta fondamentale per poter iniziare a costruire la squadra della prossima stagione lo monaco sarebbe sulle tracce di Grassadonia reduce dall'esperienza alla Provercelli ma si parla anche di Drago e Toscano sul fronte giocatori per il ruolo di portiere dovrebbe restare Pisseri che ha estimatori anche in Serie cadetta occorre reperire un secondo dal momento che Martinez ha già salutato. In difesa dovrebbe restare Porcino, mentre sono sulle piede di partenza Bogdan, rivelazione stagionale, e Semenzato che tornerà al Pordenone. Dubbi su Marchese, negli ultimi tempi messo da parte la Lucarelli, ed Aya, sulle cui tracce c'è la Salernitana. Da decidere il futuro di Barisic, che le Catania potrebbe cedere per monetizzare al meglio l'operazione. Viaggianti e Lodi saranno i punti fermi, a Mazzarani invece non verrà rinnovato il contratto. In attacco sembra scontata la permanenza di Curiale, il quale dovrà essere affiancato da altri giocatori di spessore. In bilico la posizione di Di Grazia, mentre resterà Manné nell'ottica di lanciarlo. Definitivamente Ripa potrebbe accasarsi in una compagine di C. Caccavallo tornerà al Venezia, mentre Brodic al Bruges. Per quanto attiene i rinforzi, si torna a parlare di Saraniti, che con il Lecce in Serie B potrebbe trovare poco spazio. Si parla pure di Litteri del Venezia e di Marotta del Siena.